Salve youtubers e benvenuti per questa ultima gameplay di Final Fantasy 4 finalmente con Bloody Rose 258. Dunque, vediamo Zeromus, dobbiamo battere, quindi vediamo che cosa. Cecil. Eccoti la nostra magia. La loro bontà dona vita. Stanno arrivando le preghiere, praticamente. Forza e coraggio, Tella? Che ci fa Tella? Credete in voi e ce la farete. I loro incoraggiamenti donano forza. Ridi e Rosa sono tornate. Al massimo. Concentratevi. Vi aspettiamo, capito? Il loro affetto dona resistenza. Cosa che ci serve. Tutte le qualità che ci serviranno contro Zeromus, immagino. Oh Luna, elargisci la tua luce. Fratello mio. In terra chiudi una sacra forza. Affidala al cristallo. Zeromus, fa vedere chi sei veramente. I loro cuori donano forza. Ok ragazzi, questa è una fase del tutto preparativa, quindi prepariamoci al meglio. Alter ego con Edge. Kane fa un bel salto. Lei comincia ad evocare, magari. E lui... vediamo. Lei fa intanto un lentezza, così, giusto per gradire. E poi usiamo il cristallo che ci è stato donato per mostrare il vero Zeromus e cominciare la vera battaglia finale. No, va bene, lentezza non ha funzionato contro questo qua, quindi evitatela. Magari fate guscio e edita, vedete un po'. Zeromus si rivela la sua vera forma. E mo so cavoli amari. Vabbè. Oh mio Dio. Con Edge fate furto, perché questo è un consiglio che vi do. Perché se riuscite, ruberete un qualcosa, mi sembra una materia oscura, comunque un qualcosa che aumenta l'attacco di questo tizio in maniera esponenziale, quindi prima gliela togliete, prima vi evitate i KO. Lentezza in questo caso funziona, quindi usatelo. Bahamut, come vedete, fa sempre i suoi bravi danni. E lui fa osmosi, il che non mi piace, visto che medie e MP di Lidia servono, così come quelli di Rosa. Tutto fallito, stiamo fallendo miseramente. Kane fa sempre salto, almeno si evita i game over. Buco nero, questo mi fa paura, per esempio. Tutti gli effetti magici sono stati annullati, quindi vediamo se il blocco funziona. Non penso, però blocco. Appunto, lentezza, bisogna andare di lentezza con lui. Aio, Lidia. Allora, vediamo, facciamo intanto energia. Filo di ragno ho usato nel frattempo. Questo tremolio non mi piace per niente. Non vorrei che si stesse preparando. Qua intanto c'è un po' di Bahamut. Falso ai osmosi. La cosa non mi piace affatto. Noi continuiamo imperterriti. Rubargliela sta cosa, per favore. Ah ok, la materia oscura. Allora, mi ricordavo bene. Tolta la materia oscura, qualsiasi attacco vi possa fare, l'attacco finale, quello che proprio vi ammazza, in questo caso sarà molto più debole, quindi... andateci, va, a rubare. Ecco, questo attacco, questo Big Bang,
questo già mi fa paura da solo, perché comunque guardate un po'. Che succede? Ecco, perfetto. Due morti, due che stanno per crepare. Crisi. Oh, odio i boss finali. Allora, li portiamo in vita Lilia. Ok, un bel 5000 toglie Kane, eh? Ah, altro consiglio che vi do, penso di avervelo dato anche in altri gameplay, ora non ricordandomelo ve lo darò un'altra volta. Arrivateci a livello 70 minimo a questo scontro, perché sennò siete persi completamente. Io ce li avrò a livello 75 e oltre. Come vedete già sono messa maluccio. Quindi recuperiamo Edge anche. Bisogna fargli un lentezza, cosa che la nostra Rosa sta già facendo, perché sennò ci attacca a raffica e la cosa non ci va bene per niente. Lanciamogli qualche kunai, no, qualche shuriken, che ce ne abbiamo di più. Al solito Kane va di salto. Allora, e come vedete gli shuriken tolgono anche abbastanza, un 4000. Continua a fare osmosis, tizio. E la cosa non mi piace, lui continua a lanciare shuriken così a gratis. Allora, Cecil, intanto vediamo Bahamut che fa i suoi porchi danni. È quello che fa osmosi e che quindi non possiamo più evocare Bahamut, maledizione a lui. Noi diamo un super etere a Ridia. Anzi, una rosa e una Ridia, perché sennò siamo senza magia e non ce lo possiamo permettere. Ok, Ridia ha ripreso qualcosa e Rosa pura. Adesso si attacca. Allora, super etere lo diamo un'altra Ridia. Lui fa sempre salto, lui attacca. Ok, lei fa una bella egida per proteggerci. E lei sempre evoca Bahamut, che praticamente è l'evocazione più utile all'interno di Final Fantasy 4, almeno io ho riscontrato questo. Allora, shuriken al solito. Lui fa guscio nel frattempo, visto che abbiamo fatto edita, completiamola. Questa è una cosa che voi potete fare già nel turno preparativo, quindi sfruttatelo quel turno, io non è che l'ho sfruttato molto effettivamente. Anche perché un'azione ho fatto e un'azione ho sbagliato. Qua c'è un altro Big Ben, sperando che non mi uccide nessuno adesso. Ma è troppo bello per essere vero, esatto. Cristo santo. Allora, cominciamo a curarci in qualche modo. Lui usa una coda di fenice su Rosa, che è quella che ci può curare meglio. Bahamut per il solito. E quello continua con osmosi, ma adesso a lui. Dunque, Energira, continuiamo così. Lei usa una coda di fenice su Edge. Facciamo un'energia. Energia. Non so come si legga, qualcuno mi aiuti. Comunque lo stadio più avanzato di energia, insomma. Che non è energica in questo gioco. Ok. Lui salta un'altra volta. Bisogna avere una lentezza, quindi vediamo. Oddio, un pagliano. Su tutti poi, ma no. Questo mi fa capire che sto tizio è in seria difficoltà. Filo di ragno. Allora, intanto devo fare un super edere, per forza. Che non posso evocare Bahamut. Mi sembra che Bahamut ci vogliono 90 PM per evocarlo.
Sarà una battaglia piuttosto lunga, ve l'ho risparmiata nello scorso gameplay apposta. Anche per mettermi un po' in curiosità, ammetto. Allora, vediamo un po'. Allora, cominciamo con un elisir. Visto che i supererete e palle. Quello fa Vampaglia. Su tutti. No, solo su Riga. Ma non gli stiamo dando le risire. Allora, un'altra volta lo stadio più avanzato di energia. E ora possiamo evocare Bamot. Oh, meteo. Aglio, Edge. Dolore, atroce proprio. Di quelli che fanno male. Devo recuperare tutti. Ho vinto. Allora, quello fa osmosi, non me ne frega niente. Allora, coda di fenice sulle due donzelle. Ce la possiamo fare, ragazzi. Dobbiamo tenere duro. Abbiate tanta pazienza e cercate di fregarlo con questi piccoli accorgimenti. Lui non può più usare la magia, maledizione. Si è risucchiato così. Allora, al solito. Oddio, che cos'è sto vortice? No, dai, però. Ah no, ok. Non sono morti. Ok, ottimo. Ce la possiamo fare. We still do it. Allora. E ma ci curiamo. Ora vediamo se riusciamo anche a prendere Edge, se ne vale la candela. Ok. Ok, quello fa di una osmosi, mi salta, lui fa un bel lancio di shuriken alla buona. Vediamo un po', energia solo su Edge. E al solito vamo, che fa crollare per Ceci. Ok, Edge per il momento è a posto. Solo per il momento, però. Facciamo un bel lancio di nuovo. Sfruttiamo tutti gli shuriken che abbiamo. Anzi, se mettete una scorta, come vedete, sono utilissimi. Oh! Oh, battuto! Oh, oh, oh! Tutti vivi, tra le altre cose. Oh, yeah, ragazzi! Ho come l'impressione che abbiamo completato il gioco dopo un anno e passa. Forse anche due. No, mi sa che l'anno lo dobbiamo fare. You've truly done it. I'd no idea there was such strength in you. You of the Blue Planet may have already grown more powerful than we of the Moon. It does rather look that way, doesn't it? But what of the final words Zeromis spoke? As long as there is darkness. There will always be evil in men's hearts. We all of us bear a touch of darkness, just as surely as we bear light, much as with the twin sets of crystals. And the darkened underworld that rests beneath your planet's brighter surface.
But as long as there is darkness, so will there always be light. Just as the light within you rose to overcome the shadow cast by Zemus. Well, now that you mention it, I did feel a bit of glow. Are you joking? It's a miracle Zemus didn't end up using you. My love of justice kept him at bay, no doubt. Well then, the time has come for me to join my people in their sleep. What will you do now? We will return to our planet. Our friends are waiting. I see. You are lucky to have such friends. I look forward to the day we can meet again. Might you permit me to accompany you? You would join me? I would. I cannot return. Not after all I've done. And I would very much like to meet my father's people at least one time. I see. Yes, our blood flows in your veins too. You know this will be a very long slumber. I do. Cecil, you called me brother. I suppose I can expect no more than that. All you've suffered until now has been because of me. We must go now and sleep. We will pray for the peace of your planet. Come, let us go. Yes. Cecil. Is this all right, letting him go? Your brothers. Farewell. Cecil! Farewell. My brother. Nato da fauci di drago, a vette celesti si innalza in luce e tenebre immerso, su rive di sogno e nuova promessa. Vagliore di luna infinito, suo dono alla terra è sconfinato amore, ma fugace la quiete. Lunare riprende il cammino a luce teso, vite divise tra lande d'argento e materno pianeta. Legame di sangue che il tempo non scioglie. Bene, cominciamo gli esercizi di oggi. Sì. Ma dov'è Palom? Oh no, ancora.
poi c'è il monte dell'Ardalia. Smong. Quando ti deciderai a crescere, il patriarca è furioso. Ti fai dire sempre le stesse cose. Se vuoi diventare bravo come Tella, devi prendere le cose più seriamente. Per punizione 20 pagine di formule magiche da scrivere in bella scrittura. Ma no, io... Te la sei cercata. Principe, dovete rendervi conto che siete l'erede al trono. Lo so, lo so. Se ne siete consapevoli, allora smettete di pensare solo alle ragazze. Sì, sì, ho capito. E gradirei anche risposte più convinte. Ridia. Non troverò mai un'altra come te. Principe! Sei una ragazza davvero in gamba. Il tuo ritorno è stata una sorpresa. Ridia! Ridia, potresti spiegarmi una cosa? Perché ho le zanne e tu no? Io vorrei tanto essere come te. Ma cosa dici, Eidolon, umani? Siamo tutti uguali, non dimenticarlo. Il nostro regno ha grandi speranze per il futuro. Sì, grandi e belle, proprio come Ridia. Quello che conta è il cuore. Non è così, Cecil? Caro. Dai, non chiamarmi così in pubblico. Ricordati che adesso sei una regina. Lo so, ma non voglio che il cerimoniale rovini il nostro rapporto. Oh, è l'ora dell'addestramento. Andiamo. Sì, signore. Caro, mi lasci sempre sola. Cerca di capirlo, ha molti impegni. È lui che ricostruirà Fabulla per tutti noi. Principe Edward. Principe, facci sentire quella bella canzone del paladino. Mi piacerebbe, ma prima devo sbrigare alcune faccende. Avete anche voi volete che il castello torni come prima, no? Certo. Però poi ce la fai sentire, vero? Anna. Anna, so che mi proteggi da lassù. Devo essere forte e pensare a Damsian e al mio popolo. Che tu e Tella possiate riposare in pace. Lalihu! Bravissimi, dobbiamo ricostruire il castello e sarà ancora più bello di prima. Maestà, manca del materiale. Distruggete i carri armati e recuperate tutto il possibile. Non ci saranno più guerre, mai più. Papà, stavo pensando a Cecil e agli altri. Chissà cosa stanno facendo. Staranno facendo. Ho buone notizie. Cecil e Rosa sono diventati il re e la regina di Baron. Davvero? E non è finita, siamo stati invitati alla cerimonia di incoronazione. Non sei contenta? Ma è stupendo! Maestà, non vorrei sembrarvi sfacciato, ma non potresti darci una mano con i lavori? E voi cosa ci fate ancora qui? Andate a distruggere i carri! Lalihu!
Cecil, Rosa. Non ho il diritto di festeggiare la vostra felicità, non così come sono ora. Mi perfezionerò sul monte dell'Ordalia. E quando sarò diventato un dragone migliore di mio padre, allora potrò tornare a Baron. Grazie. Oh. Cosa c'è? Accidenti, guarda. Ok, i pianeti girano, e dunque... Vogliamo vedere Cecil e Rosa, su via. Cos'hai, Cecil? No, niente, è che per un attimo mi è sembrato... Ops. Cosa? Me lo sarò immaginato. Scusate, mi è partito il tasto. Ehi, che ci fate ancora qui? È una giornata stupenda, cosa state aspettando? Scusa, non pensavo che... Ma guarda un po', per i momenti romantici avete tutto il tempo. Vabbè, forza Rosa, non volevo dire io sono mastà, per te sarò sempre Rosa. O vuoi farmi arrostire? Allora Rosa, giorno speciale? Ho già chiamato un professionista del make-up. Sì, vado. Scusate, sto andando un pochino veloce. È da tanto che non vediamo tutti gli altri, saranno qui tra poco. Cecil, anche tu sei... Vabbè, d'accordo. L'ho sentito, sono sicuro, mio fratello che diceva addio.
E questo era Final Fantasy IV, ragazzi. Come abbiamo visto, ognuno di loro ha, come dire, ha ripreso la propria vita, chi ricostruendo quello che è stato distrutto, come è stato per il principe Edward, Damsian, così come se qualcuno è stato nominato re, come Young, che dovrà ricostruire Fabiul e allenare i nuovi monaci, Cecil e Rosa ovviamente sono finiti a sposarsi e sono diventati re e regina di Baron, e, che dire, Rydia tornerà nel mondo degli Eidolon e Edge, nonostante sia principe, penserà solamente a lei, come abbiamo visto, perché se ne è leggermente innamorato, ma questo poi penso che un approfondimento più dettagliato si avrà nel secondo capitolo di Final Fantasy IV, chiamato Final Fantasy IV The After Years, che purtroppo, e ripeto purtroppo, momentaneamente non vi posso fare perché non ho Final Fantasy IV Complete Collection per la PSP, ma avevo solamente questo per il Nintendo DS. Quindi, se riuscirò ad ottenerlo, sicuramente un continuo a Final Fantasy IV glielo diamo, anche perché io voglio andare a vedere come finisce realmente. Perché so che comunque in The After Years ci saranno tutti i personaggi. Che altro dire, ragazzi? Splendido Final Fantasy. È difficile che i primi Final Fantasy siano brutti. Non stiamo parlando di Final Fantasy X-2, che per quanto non sia al massimo, non è comunque brutto. Ma comunque non è ai livelli di questi Final Fantasy, secondo il mio modesto parere. Poi ognuno avrà il suo. E che dire, farò altri Final Fantasy? Ovvio che sì, che domande. Penso che il prossimo che farò sarà Final Fantasy. Che fa? Me lo scrivete voi quale Final Fantasy voglio fare qui sotto nei commenti? Io vi dico che è sempre uno dei primi, quindi pensateci bene, vediamo se lo indovinate. Non mi resta che salutarvi, abbiamo finito quest'altro gameplay, arriveranno nuove gameplay. Varieremo, non sarà sempre Final Fantasy. Che dire, ci vediamo alla prossima. Un bacione dalla vostra Bloody Rose 258, al prossimo gameplay. Ciao ciao!